Il ruolo del perfusionista è quello più complesso, perché non riesce a lavorare solo direttamente come può fare un chirurgo, un anestesista, ma si serve sempre di una macchina, quindi delega parte della sua attività attraverso una macchina. Ricordo perfettamente di un paziente giovane in cui per motivi tecnici ed elettrici la macchina si fermò. Uno dei perfusionisti per più di 20 o 25 minuti tenne in vita il paziente solo usando la manovella. Allora, questo sicuramente è il valore che noi dobbiamo dare a questi professionisti, che molte volte non è così chiaro e non è così evidente. Quindi un grazie di vero cuore.